categoria, quello di Natalizzi, 1,81 m, anche strutturalmente messo molto bene. Si carica Natalizzi, si parte in questo momento. Terminator vuole andare in doppia cifra, decimo match. Mirko a caccia della decima vittoria, vediamo se parte forte, tante volte l'ha fatto. Tutte e due in guardia Mancina. Mancino naturale, Tefari, attenzione, è stato, perché si è stato incrociato Mirko molto dal pericoloso gancio qui. Destro di Tefari. Cambia guardia subito Natalizzi. Adesso gamba sinistra in avanti. Ma spesso l'abbiamo visto fare questi switch, questi cambi guardia nel corso dei suoi match. Oggi Mirko deve stare molto attento perché ha un avversario di grandissima esperienza di fronte che non gli regalerà sicuramente nulla. Avversario che può essere scorbutico. Bello il qualche jab destro di Mirko. L'ha fatto vedere come tra Francia e Belgio. Aspetta qui Tefari. Allora si fa sotto Natalizzi. Occhio alle mani pesanti di Natalizzi. Risolvere il match da un momento all'altro. Attacca qui Mirko Natalizzi, poi passo indietro, si riparte per un attimo centro del ring, ma lo prende lui, allora prova a portare alle corde Tefari. È stato 1-2 Tefari. È stato incrociato ancora Mirko, deve essere meno contratto. Prova ad attaccare lui, si ferma per un attimo Tefari, poi prova lui un gancio sinistro, rimane lì Natalizzi, a vuoto Tefari. Ha perso il paradenti Tefari. Forse Natalizzi, eccolo lì, sì, Natalizzi. Allora ci pensa il solito Stefano Vagni a bagnarlo e poi a rimetterlo. Tra l'altro lo segue Stefano Vagni da sempre, da quando aveva 11 anni, è cresciuto con lui Natalizzi. C'è un rapporto molto solido, molto forte. E c'è grande fiducia reciproca, adesso attenzione perché prova a lavorare con il sinistro Natalizzi. Si scioglie poi le braccia per un attimo Mirko. Lo aspetta Tefari. Attenzione ancora al gancio destro di Tefari, ma rimane lì Natalizzi. Deve stare attento Mirko perché è troppo contratto secondo il mio parere. Sta cercando troppo lavoro di potenza e in quella maniera rimane sui colpi. Adesso è andato adesso a segno con un gancio destro. Gancio destro a segno. Al volto di Tefari. Però dovrebbe essere più elastico sulla cintura, sul tronco. Prova a costruire Natalizzi. Ultimi 10 secondi di questa prima ripresa con il destro di Mirko. Per un attimo fuori equilibrio Tefari, attenzione! Perché carica i colpi Natalizzi. E per un attimo, sempre in difficoltà Tefari, che poi fa segno di sicola. È quello che ho sottolineato in telecronaca diretta, deve stare meno contratto, boxare più in scioltezza, sfruttare il suo allungo. Non avere fretta, gli dice Vagni, tra l'altro la scorsa settimana ha ricevuto la palma di bronzo dal CONI, riconoscimento per il suo percorso, con la speranza ovviamente di festeggiare oggi con una bella vittoria di Mirko. E prova a farsi sotto. Un po' più di tranquillità qui da parte di Natalizzi. A vuoto però con il jab. Smanaccia poi Tefari. A vuoto anche lui. Tefari 5 anni fa ha pareggiato con Stephen Danio. 2 anni fa diede filo da torcere al nostro Orlando Fiordigilio, quindi evidentemente sul ring ci sa stare bene. È un pugile d'esperienza, un pugile pericoloso, in grado di sfruttare gli errori dell'avversario. Adesso ha portato un gancio pericoloso Tefari, fortunatamente è andato solamente parzialmente a segno.
una grande potenza che fa I. Può essere ruvido, sicuramente può dare fastidio. Deve stare attento Natalizzi. Attenzione alla testa qui, gli dice Stefano Vagni. In effetti ha rischiato un po' il contatto. Ha sbilanciato un attimo in avanti Natalizzi. Avanza lui. Prova a lavorare con il destro. Gomiti stretti, Mirko, arrivi. Gomiti stretti. Telecomandato Natalizzi dal suo angolo. Azione scorretta da entrambe le parti. Si riparte subito. Prova a costruire Natalizzi. Attenzione al jab di Tefari. Aspetta ancora un po' troppo Natalizzi. Allora si sposta Tefari. Sta facendo l'errore, secondo il mio parere, di non usare il jab destro, Mirko, per prendere la misura. Due mesi fa con l'argacia però l'aveva usato bene, intanto attenzione perché si è inginocchiato per un attimo Tefai. Nulla di fatto, ovviamente si riparte. Adesso per un attimo si era messo in guardia tradizionale Natalizzi. Vedi, attenzione, ecco, qui. Deve stare attento ai quei ganci larghi che porta Tefai. Può essere velenoso. Certo, perché Mirko carica i colpi e quando non trova il bersaglio si sbilancia e Tefai con quei ganci larghi diventa pericoloso. Adesso un sinistro dritto di Tefai a segno. Va a partire Natalizzi, bene qui con il sinistro, poi prova a doppiare anche con il destro. È stata una spinta. Finisce giù Tefai. Che con quella mano allora può portare gli altri colpi. Invece fino a questo momento si sta affidando troppo al colpo isolato. Cambiamento tattico adesso, Natalizzi si è messo in guardia tradizionale. Va a lavorare con il sinistro. Reagisce Tefai. Tefai è andato a segno con un gancio destro d'incontro. Ancora giù Tefai, si lamenta qui. Non ha fatto nulla di grave Natalizzi. Prendi la misura con le gambe, prendi le misure con le gambe, dice Vagna Natalizzi. Prova a partire Tefai, lavora sotto bene qui Natalizzi. Sciolto e veloce, vedrai che vengono meglio i colpi. Ha provato due volte con il destro Mirko. Li ha letti bene però Tefai. Gancio destro quando è arrivato il gancio destro, Mirko. Gancio destro diretto sinistro. Oh. Passa sorto il destro qui Tefai. Prova a replicare lui con il sinistro. Alle corde per un attimo Tefai. Sta facendo fatica a trovare la misura giusta Mirko stasera. Ma dipende da Tefai o sta sbagliando qualcosa lui? Dipende, no, sta sbagliando sicuramente qualcosa lui. È ancora troppo contratto. Però attenzione perché è già capitato in passato. E poi con quelle mani può cambiare tutto in una frazione di secondo. Terminator. Non a caso lo chiamano così. Gancio diretto quando lo tieni in cesetto con le corde. Vedi che ti va sul gancio destro. Vedi che ti va sul gancio destro. Ancora ad avanzare Natalizzi. Gira intorno qui Tefai. Ecco il gancio destro. Prova Natalizzi. Vedi, Tefai quando è contro le corde riesce a muovere la cintura e a mandare fuori misura Natalizzi. Poi attacca poi Tefai, con bravo, questi colpi difesa, larghi. Mirko. Ha evitato tutti i colpi di Tefai. Con il colpo d'occhio di Natalizzi. Però attenzione perché sta prendendo un po' di fiducia Tefai. Ma penso che Tefai in fase d'attacco non sia pericoloso, è più pericoloso in fase di rimessa quando Mirko Natalizzi, ecco, è stato colpito dal gancio destro adesso, gancio Tefai. Sinistro a segno sul volto di Natalizzi, fase piuttosto complicata questa per Mirko. È un Mirko che stasera fino a questo momento è appesantito, vedi come va fuori misura, come è lento nel portare i colpi. Prova a caricare il montante Natalizzi, toccato ancora da Tefai. Mani giù per Natalizzi, pericolosa questa situazione. Ma suona la campana, tre riprese. Anche non è il suo pugilato quello di fare un pugilato di rimessa. Ci sta provando Natalizzi, vedi qui
sta aspettando Tefai, mani basse, allora gli dicono di tenerle su. Vedi, stai composto. A vuoto Tefai. E ancora un po' di confusione con Natalizzi che per un attimo si inginocchia sulle corde. Non succede nulla di che, si riparte. Scivola Tefai, attenzione perché prova ad approfittarne Natalizzi con il sinistro, parzialmente a segno. Si è spostato giusto in tempo qui Tefai. Prova a tenerlo lì Natalizzi, vicino alle corde. Riesce a uscire Tefai senza particolare difficoltà. Chiedono colpi lunghi e dritti per aprirsi la strada. Alessandro. Sì, sarebbe giusto. Respira. Io continuo a dire che stasera Mirko sta mancando nell'uso del jab destro. Non lo sta sfruttando, non lo sta utilizzando. Gira intorno a Tefai qui Natalizzi. Strategia nettamente cambiata. Sta aspettando gli attacchi di Tefai. Lo trova qui con un sinistro. Alle corde Tefai, attenzione. Per un attimo ha rischiato Tefai. Ma Natalizzi non è riuscito a dare però concretezza a quell'azione. Vedi com'è pesante nell'azione. Adesso è dato arrivato, segno. Attenzione, canto il destro durissimo di Mirko Natalizzi. Va giù Tefai. E questo è quello che può fare Natalizzi. Con quelle mani. Incredibile. Un match molto complicato. Natalizzi l'ha chiuso grazie al dono di madre natura. Un match che era complicato, che stava diventando difficile. È arrivato il destro, strigliato intanto da parte di Stefano. Però Romani. Vedi che il match lo sta sgridando. Il primo sta dicendo destro. Devi stare sciolto. Allora, benissimo, ha vinto il combattimento prima del limite con un colpo spettacolare. Però per ambire a una carriera importante, quando si alzerà il livello degli avversari, deve anche imparare a sfruttare delle doti tecniche e tattiche. Questo devastante. A halt to this contest, the official time of the stoppage, 1 minute and 50 seconds of round at number 4. Your winner by knockout, he's still undefeated, Mirko the Terminator Natalizzi. E quindi vittoria numero 10 per Mirko Natalizzi.